siamo tutti in linea, quasi, leggermente avanti la persecuzione, la prossima 5 arresti. Il recordman, colui che ha percorso la vasca dei 100 oggi più veloce, Luca Salerno. Di dove vieni? Da dove vieni, Luca? Allora, io vengo da Ronchi dei Legionari, però sesto anno mi sono trasferito in Veneto a Montebelluna. E quindi anche tu, come altri, corri fuori regione in questo caso, vero? E per quel che riguarda la prestazione di oggi, tu hai fatto la migliore prestazione nei 100 stile libero, poi hai fatto anche altre gare oggi. Sì, allora sì, oggi ho fatto stamattina i 50 stile libero, che ho fatto quasi il mio miglior tempo, sono veramente contento. E ho fatto i 100 stile libero, in cui ho vinto la migliore prestazione, e ho fatto anche i 100 delfino, e sì, ho fatto un buon tempo, e sono veramente contento. Qual è il tuo stile preferito? Allora, il mio stile preferito è lo stile libero, appunto. Per quel che riguarda i delfino invece, come ti trovi? Mi trovo veramente bene, è molto più faticoso dello stile libero ed è molto anche più dura sia per l'allenamento e tutto. Per quel che riguarda, è finita la giornata, sì. Per quel che riguarda il tuo inizio, in che piscina hai cominciato a nuotare? Allora, io ho iniziato a nuotare a Monfalcone, sì, da piccolino, sì, quando avevo 2 anni, perché il medico mi ha detto sì, che ero troppo mingherlino e quindi per simulare un pochino meglio, diciamo, allora sono andato in piscina. E da lì non hai mai smesso? No, non ho mai smesso, ho sempre avuto la passione per il nuoto, ero molto giocherellone e mi divertivo molto in piscina. Per quel che riguarda, diciamo, queste giornate, questi tempi, cosa state facendo voi che ormai siete in un certo senso, non dico professionisti, ma che comunque fate molto agonismo? Qual è il vostro periodo, i vostri prossimi e i tuoi prossimi appuntamenti? Allora, i miei prossimi appuntamenti sono dal 14 al 16 giugno, sono a Roma per i 7 Colli, che è un meeting internazionale, e dopo sono la prima settimana di agosto, che sono i campionati nazionali giovanili, sempre a Roma. Per quel che riguarda le tue speranze, non dico di posizione, ma comunque di tempi? Allora, le mie speranze sono di migliorare almeno di mezzo secondo a stile libero e anche a delfino. Per quel che riguarda la tua permanenza in Veneto, come ti trovi? Allora, io mi trovo veramente bene, è un gruppo molto unito, mi sto trovando bene, mi sto allenando forte e sono veramente contento di aver fatto questa scelta. Assessore, lei ha appena premiato Lorenzo Glesi, che è un 15enne che sta facendo sfracelli a livello nazionale. Gli atleti, lo sport in provincia di Gorizia, mi pare che stia andando bene, se questi sono gli esempi. Ma
Questo è sicuramente un ragazzo che sta facendo grandissimi risultati, un'eccellenza del movimento sportivo di Gorizia e dell'Isontino. Ha grandi capacità, un ragazzo serio che ha le idee anche molto chiare. Io spero che faccia sì buoni risultati, ma che anche continui a divertirsi, perché lo sport all'età in che ha lui deve essere innanzitutto questo. Oggi siamo di nuovo a Gorizia per questa iniziativa, un trofeo importante, è arrivato alla sua 22esima edizione e veramente i miei complimenti vanno alla Gorizia Nuoto, a tutti gli organizzatori. Questa è un'iniziativa internazionale che richiede uno sforzo organizzativo importante, quindi veramente un bel appuntamento, una bella occasione per promuovere Gorizia e questa provincia. I'm a scatman. Abbiamo le tre corsie centrali con una lotta serrata. Corsia 4 e corsia 5. Matteo Restivo, Unione Noto Friuli. Resta da vedere il tempo. Matteo Restivo per la medaglia d'oro del 100 morsi, gruppo 1 Maxi. Matteo Restivo 59-36, Lorenzo Gressi 1-20. A Gorizia c'è un grande atleta, oltre che alto, 1,86, proveniente dal basket, però ha trovato nella piscina il suo ambiente naturale. Lorenzo Gressi, classe 1998, reduce da una performance a Riccione, tanti titoli vinti. Hai vinto quest'anno a Gorizia anche il tuo gruppo. Come è andata intanto? Beh, è andata, diciamo, molto bene, però ho fatto alcuni errori nelle gare individuali e, diciamo, non li ho pagati tanto, però ho abbastanza margine di miglioramento, diciamo. In questo caso ti sentivi in forma? Com'era oggi, anche se hai fatto degli errori? Beh, in forma non so, perché siamo in periodo di carico e siamo passati dalla vasca corta a quella lunga, quindi, diciamo, si fa sempre un po' più di fatica. E poi i tempi sono andati abbastanza bene, diciamo. Diciamo che dopo l'esplorato di Riccione sei in un certo senso una specie di promessa, più che promessa, quasi una realtà, sei anche nel giro della nazionale. Che effetto ti fa arrivare o essere arrivato a questi livelli? Sono molto contento di me stesso e orgoglioso e spero di andare sempre più avanti e diventare come gli atleti della nazionale più grandi. Posso chiedere se tu hai un nuotatore che ti è un po', non dico da simbolo, ma che ti piace? Mi piace il nuotatore americano Lochte, perché, diciamo, è bravo nel dorso, è lo stile che mi piace anche a me, nei misti anche abbastanza nello stile. E in Italia c'è qualche riferimento o no? Beh, sicuramente c'è Magnini che si è messo in mostra, diciamo, e non so che altro, di Tora, diciamo, perché nel dorso. Adesso cosa hai da fare oltre ad allenarti? Che gare? Beh, tra un po' tra abbastanza tempo ci saranno le regionali e poi avremo in agosto le italiane estive a Roma. La tua giornata tipo, allenamenti, studiare, come si divide? Di mattina vado a scuola, subito dopo scuola, dato che ho allenamento alle 2, vengo qui in piscina e faccio un pranzo leggero per poi entrare subito in acqua e non star male, diciamo. E quante ore di allenamento al giorno? E
quattro volte alla settimana faccio 2 ore e 2 volte invece 1 ora e 3 quarti. Tu l'hai detto, vorrei che tu lo ribadissi, qual è la tua specialità preferita? A me piace molto il dorso, però mi piace molto nuotare anche a stile e nei misti. L'importante è nuotare, vero? Sì. Tra le vincitrici di oggi abbiamo una triestina che corre a Udine, che nuota a Udine, Sofia Jurassic. Com'è andata oggi? Bene, ho fatto i miei tempi. Ho peggiorato, cioè no, ho mantenuto nei 100, ho migliorato nei 50. Tu corri, dicevamo, a Udine. Che specialità fai? Delfino, i misti, 200 misti. C'è qualche specialità che ti piace di più? Delfino. Perché? Perché lo faccio fin da quando ero piccola. Piccola, tu hai 14 anni, da quanto tempo nuoti? Da quando avevo 4 anni. E chi ti ha iniziato? Naturalmente i genitori o comunque continui perché piace a te? No, assolutamente continuo perché piace a me. E diciamo, se tu potessi vederti, in qualche tempo continueresti a fare certe cose, certi stili, certe lunghezze o faresti anche qualcosa di diverso? Hai una distanza che ti piace di più? Sì, 100. I 200 al massimo, non vado oltre, anche se vorrebbero che facessi 400 misti. E tu cosa dici? Non vuoi farli? No, però mi costringono. Beh, insomma, comunque significa che hai delle qualità. Oggi comunque com'è andata, al di là dei tempi? Ti sentivi in forma o no? Sì, sì, anche se stiamo facendo un lavoro di carico, per cui non possiamo fare dei tempi molto bassi. Spieghiamo cosa significa lavoro di carico per chi ci sta guardando. Significa che facciamo molto di più rispetto al solito e facciamo anche ginnastica, per cui è praticamente il doppio di quello che facciamo di solito. E quindi non siete proprio in piena forma in questo momento per le gare, vero? No, diciamo semplicemente che magari non siamo scaricati come lo potremmo essere a un italiano. E quindi di conseguenza quando finirà questo lavoro secondo te, fra quanto tempo? Beh, penso che sia per la preparazione dei campionati italiani, sono a fine agosto, no, ad inizio agosto. Oggi hai fatto 2 gare a Gorizia ed è andata, diciamo, bene, magari non sei in forma perché sei in preparazione. Per quel che riguarda il prossimo futuro, immediato oppure fra qualche mese, quali sono i tuoi appuntamenti? Allora, 7 colli, come già detto, e poi ci saranno gli italiani in categoria a Roma la prima settimana di agosto e là non si spera di far bene. In cosa correrai in queste 2 grosse manifestazioni del 7 colli e ai campionati? Nella gara della farfalla 50, 100 e 2, soprattutto appunto sui 2 e sui 100, che sono un po' più alla mia portata. Sono che ti piacciono di più o ci sono meno concorrenti forti? Entrambi, in realtà, entrambi. Sì, sì, sì. Però comunque la mia preferita sono i 2. Ok. Quando guardiamo gli europei, gli olimpiadi,
Alberto, avete vinto quest'anno il trofeo dell'Est, sorpreso? Ma no, dai, siamo arrivati con una compagine piuttosto numerosa e abbiamo fatto quello che ci aspettavamo, insomma. Cioè, pensavate già di fare un buon piazzamento per quello che avete fatto, i punti o comunque le vittorie che avete fatto? Sì, sì, ce l'aspettavamo, tutto sommato, siamo arrivati con grandi aspettative e sono state ripagate, insomma. Le tue colleghe di squadra qua come si sono comportate? Un po' birichine, ma alla fine si sono comportate bene, dai. Tu hai partecipato? Certo, ho partecipato in due gare, 50 e 100 stile, ho fatto un terzo posto e un quarto posto. E voi come vi chiamate? Verdiana. E come è andata? Bene. Cioè? Prima e prima, nei 50 e 100 nel fino. Che 50 e 100 nel fino. Valeria. Ho fatto i 100 stile e sono arrivata a non so cosa. E poi ho fatto anche i 50 stile e sono arrivata sesta. Bei piazzamenti anche tu? Sì. Come hai fatto? Come è andata oggi? Come ti chiami? Sosai, Laura. Ho fatto 100 stile e 100 dorso. Sono arrivata seconda e quarta. Insomma, sono un po' birichini, ma ve la siete cavata bene. Sì, sì, hanno fatto il loro dovere tutto sommato, dai. Dai, sono arrivati a casa con questa coppa, penso che festeggerete almeno. Sì, un po' sì. Un po' ce lo meritiamo. So get in the car, you can ride it wherever you want. Get inside it, and you wanna steer. But I'm shifting gears, I'll take it from here. Oh yeah, yeah, and it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger, I've got the moves. Like this.